Parlare l'onorevole Giuseppe Di Vittorio. Sua madre ha avuto un'altra crisi. Sta molto male. Chiedo scusa, signor Presidente. Ieri, 29 novembre 1949, a Torre Maggiore, a due passi da dove sono nato io, tre italiani sono morti. La medica Giuseppe, la vacca Antonio, Faenza Giuseppina, una donna di 60 anni, che aveva dedicato tutta la sua vita al lavoro. Volti anonimi dei contadini. Quegli uomini e quella donna appartengono alla mia classe, alla mia gente. Sono uomini che si perdono in questa massa di disperati che da secoli lottano per conquistare un diritto a vivere onestamente lavorando. Quella donna io le conosco le privazioni patite da lei, i sacrifici, le lacrime segrete per dare un pezzo di pane ai propri figli. Quella donna potrebbe essere mia madre. Eppure, alle loro richieste di lavoro, di pane, il governo ha risposto col piombo, come ha fatto a Melissa, a Cremona, a Forlì, a Terni, 23 morti. Vergogna, onorevole Scelba. Vergogna, presidente De Gasperi. Pepino. Pepino. Vieni qua vicino a me. Yeah.